Voglia di cambiare vita? Esistono paesi e città dove gli abitanti vengono pagati per andarci a vivere. Offerte per contrastare lo spopolamento di alcune zone o per incentivare i giovani talenti a trasferirsi. Si tratta per lo più di fondi stanziati per sostenere l'affitto nei primi mesi e le spese di trasloco o l'acquisto di immobili anche a fondo perduto. Scegliere di vivere in un altro paese diverso dal proprio è una decisione importante che necessita di particolare attenzione e valutazioni, come le reali possibilità di inserimento, i permessi e i visti o le possibilità lavorative presenti. Essere pagati per trasferirsi potrebbe essere la spinta che serve per compiere questo passo fuori dai propri confini, che siano cittadini, regionali o nazionali. Ecco perciò 5 paesi in Italia e in giro per il mondo, luoghi che hanno deciso di investire per salvaguardare il proprio territorio attirando giovani e meno giovani. Una meta molto ambita dagli italiani sono gli Stati Uniti d'America, ma sono sempre di più le grandi città vittime dello spopolamento e Detroit, nel Michigan, ne è un esempio. La crisi del settore automobilistico ha portato questa città, quarta per popolosità, a scendere al 18° posto in appena un decennio. Per attirare capitale umano, il governo locale ha aderito al programma Challenge Detroit, offrendo borse di studio ai laureati che decidono di trasferirsi e scegliendo, inoltre, 30 tirocinanti per lavorare un anno nelle aziende locali e nelle organizzazioni senza scopo di lucro. Non solo, il governo federale ha deciso di offrire $18.600, ovvero 18.000 euro, a tutti coloro che si trasferiscono nella città e iniziano a lavorare nelle imprese locali indipendentemente dall'età. Ci sono luoghi che a causa dei climi rigidi non vengono presi in considerazione, ma che possono regalare grandi sorprese. L'Alaska è uno di questi. Secondo l'ultimo censimento, nello stato più a nord degli USA vivono oltre 25.000 italiani. Il clima sicuramente è rigido e spesso vengono raggiunti meno 30 gradi in inverno, con 18 ore di buio, ma le estati sono esattamente l'opposto. Luminose, il sole tramonta poco prima della mezzanotte e le temperature possono arrivare fino a 30 gradi con suggestivi luoghi da visitare. Il governo locale ha dato il via a una politica per incentivare l'immigrazione. Si tratta di un'offerta di circa $2.330 al mese, l'equivalente di 2.250 euro, per tutti coloro che si impegnano a vivere nello Stato per più di 6 mesi, purché non abbiano precedenti penali. Anche in Italia alcuni comuni stanno provando la stessa tecnica per attirare nuovi abitanti, soprattutto con l'avvento dello smart working che permette di lavorare ovunque. La regione Calabria, ad esempio, corrisponde fino a 28.000 euro alle persone che stabiliscono la propria residenza in uno di questi 9 paesini in lista, con meno di 2.000 abitanti. Tra le condizioni da soddisfare per poter usufruire dell'offerta ci sono l'età, è necessario avere meno di 40 anni e l'impegno a trasferirsi in Calabria entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Anche la Sardegna, una delle mete più amate dai turisti, offre 15.000 euro per vivere sull'isola e acquistare o ristrutturare la propria casa. L'obiettivo anche qui è quello di ripopolare i piccoli centri con popolazioni inferiori ai 3.000 abitanti. Il nome di questo bando è Bonus Prima Casa in Sardegna e da luglio 2022 sono stati stanziati in totale 45 milioni di euro. Il requisito per ricevere il contributo a fondo perduto della Regione Sardegna è quello di avere la propria residenza anagrafica nel comune, oppure di trasferirla entro 18 mesi, a condizione però di non provenire già da un altro piccolo centro dell'isola. I contributi possono coprire fino al 50% delle spese di ristrutturazione e in un nucleo familiare può essere un solo soggetto beneficiario. Il progetto sarà valido fino al 2024. Anche a Presicce, in provincia di Lecce, in Puglia, sulla punta dello Stivale, il comune offre 30.000 euro a chi decide di trasferirsi nella cittadina. Per avere diritto alla somma di denaro è necessario acquistare un immobile costruito prima del 1991, impegnarsi a restaurarlo e trasferirsi. Questo tipo di incentivi possono davvero aiutare luoghi meravigliosi a non scomparire. Tieniti aggiornato sulle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo con la nostra app e sul nostro sito. Segui i nostri canali social per tanti contenuti esclusivi.